Oggi sono in viaggio, sto rientrando in Italia e tra pochi giorni sarò a Bologna per seguire i miei studenti universitari in un workshop dal vivo dedicato interamente al digital marketing. Ci tenevo però a fare questo video perché tante persone mi hanno chiesto riguardo alla professione del social media manager. Alcuni ci hanno chiesto se è un qualcosa che abbiamo inventato noi o se è stata una nostra idea. In realtà non è così. E appunto in questo video volevo approfondire la figura del social media manager e paragonarla alle agenzie di marketing. Cos'è successo con il discorso SMM? Beh, non è una professione che abbiamo inventato noi, di fatto già da molto tempo c'erano tante persone che svolgevano queste mansioni, c'è pieno di gente che lavora sui social, gestisce i social per business di amici o per dei clienti. Tuttavia quello che ho visto io là fuori è un sacco di persone che svolgono queste attività, ma c'era una mancanza molto forte di un inquadramento, cioè realmente un SMM cosa deve fare e come può portare un'azienda al successo. Allora mi sono chiesto, perché non prendiamo tutta quella che è stata la nostra esperienza in questi anni, avendo seguito migliaia di aziende, di imprenditori, avendoli portati al successo attraverso il marketing digitale, perché non prendiamo tutta questa esperienza e non la dedichiamo a creare un corso che diventa un percorso? Cioè un qualcosa che parte da zero, aiutando le persone con una serie di training in ordine logico e sequenziale a diventare dei social media manager professionisti. Quindi, chi parte da zero può formarsi, può capire in che nicchia andare ad operare e poi abbiamo delineato un metodo che era quello che mancava là fuori. C'è pieno di persone completamente improvvisate che provano a fare da social media manager e c'era la mancanza di un inquadramento, di un metodo e di mansioni ben specifiche che un SMM deve fare. E questo è quello che abbiamo disegnato noi. In poco più di 4 mesi abbiamo oltre 300 studenti, centinaia di storie di successo e una community veramente in crescita fortissima. Cosa succede rispetto alle agenzie quindi? Cioè perché un social media manager è superiore? Beh, perché un'agenzia è fatta di più persone. In un'agenzia a volte c'è il copywriter, c'è il grafico, c'è il programmatore, c'è poi la persona che gestisce i social e manca il rapporto diretto. C'è pieno di agenzie che dicono ti facciamo crescere sui social, ho capito, ma se io ho un ristorante voglio clienti per il mio ristorante, se io sono un medico voglio più clienti per il mio studio, hai capito? Quindi quello che mancava era un qualcuno specializzato su una nicchia ben precisa e che sapesse risistemare a 360 gradi tutto il business di un imprenditore. Non si tratta solo di gestire i social. Un SMM, un social media, sì che c'è la parola social media, ma è anche manager. Il manager capisce dove ci sono delle mancanze, studia il posizionamento insieme all'imprenditore, è un partner dell'azienda, non è un semplice dipendente che gestisce i social. Quindi abbiamo creato una figura altamente specializzata in grado di prendere un imprenditore o una piccola media impresa e portarla al successo attraverso tecniche ed un sistema ben preciso. Se sei interessato a capire come funziona e ti interessa una carriera, intraprendere una carriera da social media manager, qui ovunque tu stia guardando questo video ho inserito il link per la nostra lezione dal vivo. È una lezione di circa un'ora dove ti spieghiamo bene quali sono le mansioni dell'SMM, quali sono i potenziali guadagni e tutto quello che è il lavoro dell'SMM e soprattutto potrai capire come iniziare la tua carriera da social media manager e acquisire il tuo primo cliente in 30 giorni o meno. Tutto quello che devi fare è cliccare sul link all'interno di questo video, inserire la tua email e ci vediamo all'interno della diretta.